bella che sta questa scala. Siamo qui a Fontavellana e stiamo preparando e stiamo per eseguire la prima di Sacrale, con l'intenzione di raccontare un percorso, un processo di evoluzione. È un concerto diviso in sette movimenti che raccontano sette fasi di questo percorso ed è organizzato in maniera tale che il pubblico viva con noi questo racconto, questa sorta di report delle varie fasi dell'evoluzione di un individuo. Lo facciamo attraverso delle tecnologie che sono quelle dell'elettronica, ma anche attraverso degli strumenti acustici come il sax e come le chitarre, e lo facciamo anche con una sorta di artificio audio, che è quello dell'utilizzo della quadrifonia. In sostanza i suoni girano intorno al pubblico, che in questa maniera ha modo di sentirsi al centro della rappresentazione. C'è il vento. Sul suono aggiungerei che è stato pensato uno spettacolo, un concerto, come diceva Marco, diviso in stanze. Queste stanze poi ci permettono di cambiare il suono, nel senso che sia il suono del sassofono, sia il suono dei vari strumenti che vengono coinvolti, percussioni, chitarre e naturalmente l'elettronica, cambiano di stanza in stanza. Quindi c'è una sorta anche di progress, sia diciamo a livello di tonalità, a livello anche di volume, a livello di proprio di note, che cerca di elevarsi attraverso delle trasformazioni. Che tipo di musica è? In realtà non lo sappiamo, perché non è jazz, non è musica classica, contemporanea, non è sperimentazione pura. È una sorta di percorso musicale che forse le ingloba tutte in qualche modo, ma le distilla, quindi sono presenti molti, molti stili, molte direzioni musicali. Anche se davvero il nostro tentativo è stato proprio quello di semplificare il tutto, perché essendo appunto un percorso che va sottolineato è spirituale, cioè di fatto è una sorta di cammino idealmente percorso da noi e il pubblico insieme, e appunto la semplicità ci sembrava non tanto una strategia quanto però un elemento fondamentale, e quindi anche il suono va diciamo in questa direzione.